Pace Raffaele, prete siciliano, nato, vissuto sempre in Sicilia, il suo sacerdozio sempre a Catania, lo aveva esercitato. Quando ci arrivò questo trasferimento a Milano, non è che fece salti di gioia. Allora, rivolgendosi all'arciprete, disse: Sua Eminenza, ma non forse deve essere possibile mai che io adesso alla mia età me ne devo andare a Milano dopo tanti anni qua in Sicilia, ma Catania, niente contro i milanesi. E no, Pace Raffaele, ci rispose naturalmente l'arciprete. Disse: No, noi non facciamo un lavoro come gli altri, il nostro non è un mestiere, per cui dove ci chiama il nostro Signore, lì noi dobbiamo andare, quindi voi dovete andare a Milano. Vai Raffaele, adesso va bene, vado a Milano, non troppo contento. La prima domenica del nuovo prete a Milano, anche a Milano i milanesi sono molto curiosi e la chiesa era abbastanza piena di gente con il nuovo prete siciliano che veniva a officiare la messa. E durante la omelia, Pace Raffaele dice: Oggi vi parlerò della storia di Caino e Abele. Abele era una persona morigerata, un bravo ragazzo, uno che lavorava, onesto lavoratore, uno che si faceva sempre fatto suoi. Caino no. Caino era una persona malfamata, una persona infida, una persona veramente che si macchiò del più grave dei delitti. Lui versò il sangue del suo sangue, veramente una persona ignominiosa, una persona terribile. Ma a me a nessuno voleva dalla testa che Caino era da Milano, in chiesa, un bordello, una cosa incredibile. La Pace Raffaele, senza battere ciglio, portò a termine la sua omelia, portò a termine la sua messa e arrivò, insomma, fino alla fine. La settimana successiva a Milano si sparge la voce di questo prete siciliano che parla male dei milanesi. La chiesa è ancora più piena di gente, ma va Raffaele senza battere ciglio. Al momento dell'omelia dice: Oggi lo parlerò della storia di Erode. Erode era un re, essendo un re, quando seppe che stava per nascere il re, no, di Gerusalemme, Gesù, dice: Ma si fece vedere un po' che lo fa l'invidia, e quindi fece una cosa terribile, una cosa ignominiosa. Passò alla storia per colui che fece l'assaggio degli innocenti. Addirittura stiamo parlando dell'assaggio degli innocenti, versò il sangue dei bambini neonati. Mo a me a nessuno voleva dalla testa che Erode era da Milano. Non ci ha chiesto un bordello, una cosa incredibile, proteste, cose. La cosa arriva chiaramente all'orecchio dell'arcivescovo che dice: Scusi, Pace Raffaele, io sono siciliano come a voi, ma voi non potete fare una cosa del genere. Vi mettete a parlare male dei milanesi, per favore, non è una cosa possibile. Male dei milanesi a Milano, ma a parte che non si parla male dei milanesi mai, ma proprio a Milano è chiaro, voi capite bene che questa cosa non è piaciuta a nessuno, quindi lo prego, per favore, Padre Raffaele, che non si ripeta più una cosa del genere. Va bene, disse Padre Raffaele con la solita flemma, con la solita sua tranquillità, e dice: Non vi preoccupate, vedo quello che posso fare. La settimana successiva la chiesa piena di gente, perché si era sparsa ancora di più la voce che c'era un prete siciliano che parlava male di milanesi, quindi anche a Milano la chiesa piena. Padre Raffaele, in piena tranquillità, disse: Oggi vi parlerò dell'ultima cena. Durante l'ultima cena Gesù prese il vino, lo diede una caraffa di vino per uno a tutti quanti, un boccale di vino, insomma un calice di vino, ma a tutti quanti gli apostoli, ma a Giuda il vino non ce lo diede. Poi prese il pane, lo spezzò, ci diede una fetta per uno di pane a tutti quanti i discepoli, ma a Giuda il pane non ce lo diede. Poi si alzò e salutò uno per uno con un bacio tutti quanti i discepoli, ma a Giuda il bacio non ce lo diede, tanto che Giuda, un pochino arrabbiato, disse: Uè, Gesù Cristo, ma cos'è sta storia qua? Ma niente, comunque io sono Fulvio Calderoni, volevo solo dire che questa barzelletta è solo per dimostrare, insomma, che una certa dimestichezza, no, con il siciliano, avendo io nonni siciliani, quindi origini sicule, messinesi, io posso parlare anche in un modo anche un pochino meno comprensibile, nel senso anche più stretto. Ma questo volevo dire, posso dire mi si giro e non mi annoio, e comunque, insomma, andiamo niente, insomma, un siciliano mi pare che lo parlo, va, salute a tutti, eh!